Ora è tempo di festeggiare e di rendere merito ad anni di impegno costante per il territorio, per il Salento. In via Salandra a Lecce si brinda così a quei 9.262 voti che hanno dato l'opportunità a Paolo Pagliaro di iniziare un sogno. L'editore di Telerama, nonché presidente del Movimento Regione Salento, candidato in queste regionali nella lista La Puglia Domani, è stato eletto e ora è pronto per approdare in consiglio regionale. Noi abbiamo perso le elezioni perché la nostra coalizione purtroppo ha perso. E voglio prima di tutto tributare un applauso al nostro candidato presidente Raffaele Fitto. Ha combattuto come un leone, ha fatto tutto quello che poteva fare, una coalizione unita, coesa. Adesso provano chiaramente a metterla in discussione, ma i sentimenti di questa campagna elettorale sono veramente stati forti, sono stati forti per l'intera coalizione. Il candidato presidente ha fatto una bellissima campagna elettorale, Raffaele, ha parlato di temi, abbiamo ascoltato come ha smontato punto punto tutte le cose che sono state fatte in maniera sbagliata dall'amministrazione Emiliano. Però noi siamo molto legati ai valori della nostra Costituzione e crediamo che il popolo sceglie, il popolo è sovrano e la democrazia è un valore per noi insostituibile. Un risultato raggiunto passo dopo passo, dopo anni di battaglie in cui Paolo Pagliaro e il resto della sua squadra sono state sentinelle attive e guerrieri sul campo. Ma ora c'è una nuova occasione: portare le proprie istanze in regione. Saremo all'opposizione del governo emiliano, dice, a cui faccio i complimenti per la vittoria. E faremo vedere, con impegno e dedizione, ed in modo leale, cosa significa difendere, valorizzare e lottare per il nostro Salento. Questa candidatura, questa nostra vittoria è una vittoria di popolo, non è una vittoria dei poteri forti, non è una vittoria dei portatori di voti, è una vittoria del popolo salentino che ha voluto ascoltare queste nostre parole, questi nostri messaggi che abbiamo lanciato, no, per dire aiutateci, perché noi abbiamo veramente tanta voglia, tanta passione di far capire a tutto il Salento che ci sono delle emergenze da affrontare. La portiamo a Bari. Promesso, questa bandiera la portiamo a Bari e facciamo sentire che il Salento non ha più alcuna voglia di accettare di essere considerata la Cenerentola d'Italia. Ora però, dopo una campagna elettorale vissuta come non mai, con l'apertura di comitati in ogni dove, è tempo di festeggiare, di sorridere al nuovo inizio con chi ha creduto sin da subito in questo sogno. E quindi si brinda insieme ai dirigenti e ai militanti del Movimento Regione Salento, alla segreteria, al team comunicazione ed organizzativo, insieme agli amici e alla famiglia. Il Salento è pronto così per riscattarsi. L'attesa rivoluzione per diventare fabbri del proprio destino inizia da qui. I salentini ci hanno premiato. I numeri che sono usciti sono numeri pazzeschi. Un'elezione diffusa su tutto il territorio salentino, su tutti i 97 comuni abbiamo dei voti. Io l'ho sempre detto, io non guardo ai voti, io guardo ai volti. Ci hanno sempre detto, sì, Paolo Pagliaro c'ha delle belle idee, il movimento sì, ma dove devono andare, no? Con questo loro velleitarismo. E oggi si apre una nuova fase nel centrodestra, perché noi abbiamo dimostrato che il centrodestra e le persone di centrodestra sono persone vere. Si ricomincia da domani, gli obiettivi li abbiamo fissati, c'è anche da pensare alle prossime amministrative, subito identificheremo i comuni che andranno al voto nella prossima primavera e oggi finalmente tiriamo fuori le nostre bandiere, finalmente tiriamo fuori il nostro vestito. Cosa c'è di più bello di fare del bene agli altri? Mettersi al servizio degli altri, questa è la politica che vogliamo noi, questa politica facciamo noi, questa è la nostra politica, questa è la nostra politica, questa. Ragazzi, assaporiamo questa bellissima sensazione, questo straordinario sapore, il sapore della vittoria!